Buongiorno, ben ritrovati. Spero che abbiate avuto un'ottima pausa. Noi ovviamente nutriti a dismisura dal colombato abbiamo avuto veramente una pausa ottima. Adesso siamo arrivati alla terza e ultima parte di questa giornata di studio sull'uso del burro in pasticceria e nello specifico rispetto alla frolla. Avete visto la comparazione tra una frolla fatta con materie prime di un certo tipo di qualità e materie prime di un altro tipo di qualità. Abbiamo sviscerato abbondantemente l'argomento dal punto di vista teorico e dimostrativo e siamo arrivati alla parte conclusiva che è quella della cottura. Quindi lascio nuovamente il palcoscenico, il banco e la parola a Giambattista Montanari e a Forman. Condivido le parole di Lucia, ci hanno veramente rifocillato in tutto e per tutto, per cui sarà ancora più difficile mantenere un filo conduttore ed evitare che il glucosio faccia il suo maledetto effetto. Non bastava il risotto, anche il dolce, e quindi cercheremo di essere in bolla. Allora, abbiamo chiuso l'intervento in prima dove abbiamo fatto queste tre frolle. Abbiamo visto la differenza tra lavorare burro e zucchero e burro e farina, importantissimo per evitare che la nostra frolla sviluppi una tenacità glutinica eccessivamente alta. Ora andiamo, grazie all'aiuto degli chef Renato e Sergio, hanno tirato il prodotto, per cui lo facciamo anche andare a stampare dei semplicissimi biscotti che altro non devono servire se non ad assaggiare le varie differenze e poi andremo in cottura. Mi dispiace per chi da voi da casa non potete degustare, ma ci penseremo noi da di qua, farci altro male, però lo so, evidentemente o sono stato esaustivo o conoscevate già molto bene l'argomento. Vedo che domande a casa non ne arrivano e quindi lo ripetiamo sempre, ci dovesse essere rispondiamo e ora andiamo, procediamo con uno. Vediamo una volta. Se vuole io le formine. Anch'io se vuole, su quella forma di volta. Non lo può fare. Sì, grazie. Se si va via tra un secondo. Questa è una cosa molto semplice, non è che dobbiamo chissà quali cose fare. Dobbiamo andare a finalizzare in termini di gusto e di sapore le cose che abbiamo fatto prima. Ha messo tutto. Eh? No, no, ha messo, c'era un po' di persone in coda. Ok. Vedi, il COIS ha aiutato anche a conoscere come fare una videoconferenza. Per noi è stata non poca esperienza in questa, in questa direzione. Abbiamo fatto un po' di tutte le acrobazie possibili. Con dobbiamo dire che noi non abbiamo mai mollato. Non abbiamo mai smesso. Abbiamo questa, magari fatto le figuracce perché spesso, soprattutto all'inizio, la parte tecnica non era così attrezzata, né le piattaforme, né le scuole, né i ragazzi stessi. Adesso è diventato tutta una routine abbastanza comune, consueta. Diciamo che è stato formativo per tutti sotto diversi punti di vista, perché visto che in ogni caso bisogna saper trarre insegnamento dalle situazioni, abbiamo allargato un po' i nostri orizzonti. Non parlo di loro che ci sono nati dentro, ma noi che non ci siamo nati dentro abbiamo aggiunto degli strumenti molto utili e molto interessanti. Prima, io sono 15 anni che sono in Colma e tutto quello che era
riunione, comunicazione o telefono o vis-à-vis. Da quando c'è il Covid, 25.500 riunioni. Io parlo con la Dece e sempre riunione. Ci devo sempre vedere sul cavolo di Teams. Mamma mia, io ho detto, ma come si fa? Cioè, come abbiamo fatto ad arrivare fino adesso senza Teams? E adesso senza... sembra che se non abbiamo Teams o Zoom siamo... Non si può fare nulla. Non voleva fare mai... Eh? All'inizio non volevi fare le dirette. No, ma io le voglio fare ancora. Però poi che ti sciolto. Sì, ho capito. Poi parlare di fronte a un microfono senza vedere le persone, ma le crisi. Ci viene detto anche quale delle sfoglie è, oppure ci sarà una degustazione... in cieco e poi alla fine... Beh, loro sicuramente lo sanno e lo devono sapere, in modo tale che da uno, due, la tre, gli danno una corrispondenza e ognuno... Valuterà. Quindi starà a voi poi sapere... scoprire qual è l'uno, qual è la due... Sergio Boero, ci dia delle considerazioni su questa giornata, su quello che... Sicuramente sono esperienze utili per tutti, sia chi è in presenza, chi sia qui a distanza, un modo di approfondire argomenti estremamente tecnici e interessanti, che è una cosa importante, che spesso questi tempi per fare i confronti tra i prodotti nelle lezioni normali, nelle scuole, manca. Quindi avere un attimo dove concentrarsi sulle differenze di un prodotto o l'altro, per una guida, una scelta consapevole del prodotto è un momento di formazione sicuramente importante. Sì, noi abbiamo scelto un titolo un po' stile brevi cenni sull'universo, perché dicendo burro in pasticceria vuol dire tutto e vuol dire niente, perché è veramente un campo estremamente vasto. In realtà oggi Giambattista si è concentrato sulla frolla, però evidentemente c'è poi tutto un ambito... C'è anche un motivo per cui si è concentrato sulla frolla, perché se volessimo parlare di burro, dei grandi lievitati, ci vogliono almeno due giorni. Esattamente. Burro e lievitati, un giorno e mezzo. Cioè, questo era forse per poter avere una percezione immediata delle differenze, il prodotto più semplice da realizzare. E poi, soprattutto a livello di sapore, il burro è protagonista nella frolla, quindi si può percepire, anche i ragazzi qui possono percepire subito queste differenze di caratteristiche. Mettiamo tutti un attimino al freddo, poi passiamo alla cottura simultanea, così hanno la stessa cottura, lo stesso trattamento. Esattamente. Basta che stiano qui, stanno al freddo. Qui non è caldissimo, qui non è caldissimo. Quindi, caro Lucile, adesso andiamo a finalizzare questa cosa qui, però credo che sicuramente rispetto a tanti anni fa, io che vengo dalla scuola del capire o non capire, o capire quando a forza degli errori la cosa era evidente, credo che per i giorni di oggi sia un progetto formativo molto importante. Quindi complimenti per quello che portate avanti, perché sicuramente un giovane... che poi le faccia prova o meno, dipenderò di prova o meno, la possibilità di sapere che cosa avvengono in determinati aspetti di quello che è la produzione e quant'altro. Quindi credo che sia utile questo, sicuramente. Noi piace molto lavorare con aziende di alto livello, non per fare della piaggeria, perché non ce n'è bisogno, perché metterle a contatto con le scuole vuol dire innanzitutto che i ragazzi che faranno i professionisti devono venire a contatto con un mondo da professionisti. E quindi con i prodotti, con le materie prime che usano i professionisti. Ripeto, che poi più avanti decidano di usare Corman o di usare qualcun altro, questo sarà una loro scelta, ma l'importante è che questa scelta sia informata e consapevole. Quindi
un'altra delle parole chiave che noi usiamo sempre è la consapevolezza. La consapevolezza ti viene dalla conoscenza e dall'informazione. Quindi una volta che tu sei informato delle caratteristiche che deve avere un prodotto e delle caratteristiche che tu cerchi in un prodotto, perché deve essere anche quello una scelta, tu sai, devi sapere che cosa vuoi. Una volta che sai che cosa vuoi ottenere, cerchi un prodotto che abbia quelle caratteristiche. E quindi una volta che lo conosci, magari cerchi quelle caratteristiche nel prodotto di una marca o di un'altra, ma l'importante è che siano scelte informate e consapevoli. Quindi la nostra intenzione nel portare professionisti come te, che fanno riferimento anche a grandi aziende, oltre che alla loro competenza, è proprio questa, cioè mettere a confronto i futuri professionisti con professionisti già in attività ai massimi livelli per avere una condivisione di competenze, di saperi e anche la condivisione della passione per il lavoro, questo è chiaro. E questo quindi veramente di nuovo grazie per avere questa possibilità. Un'altra domanda che invece io ti faccio è, visto che stiamo aspettando l'uscita del prodotto finito, di fare una sorta di guida alla degustazione, cioè che tipo di profumi, di sapori, di caratteristiche devono avere prodotti di qualità rispetto a prodotti di alta qualità rispetto a prodotti di qualità media, indifferente o altro. Quindi dal punto di vista anche tecnico, diciamo che io personalmente dico che ci devono essere alcuni, cioè, un prodotto fatto con prodotti, un prodotto ben bilanciato, fatto con prodotti di qualità. Innanzitutto, come dicevamo prima, una parola che non la uso spesso, ma non per abusare, quindi diciamo c'è la capacità del pasticcere, del professionista di pensare a cosa, sia del prodotto di darti questa capacità emozionale. Quindi queste sicuramente sono le prime cose, ma e soprattutto quando si assaggia qualcosa per degustarlo, mai andare di fretta. Io tante volte mi trovo di fronte, ma ti è piaciuto? Sì, buono. Qual è il gusto? Sì, era buono. Dobbiamo anche essere in grado di dire era buono perché si sentiva la freschetta del burro, era scioglievole, era friabile, cotto bene, in bocca non mi lasciava molto di gas. Cioè, diamo le valutazioni che vogliamo, però andiamo a percepire le sfumature, perché altrimenti siamo come la mia cagnina di prima, li metto davanti col cantino, li mangio, finito, ha pagato il suo desiderio, il suo bisogno di alimentarsi. Noi per fortuna siamo stati grati con la gioia di godere del cibo, e il cibo di qualità ti gratifica ancora di più. Infatti nel 2021 abbiamo fatto una versione, visto i problemi di Covid, abbiamo fatto una versione di Cucina Dolce Giovani che si chiamava Riflettori sulla Cucina Dolce, alla quale hanno proprio qua l'abbiamo fatta e poi trasmessa in streaming, al quale hanno lavorato Manuel Ferrari e Domenico Di Clemente. E il punto di questo lavoro era quella che Manuel Ferrari chiama la degustazione oggettiva, quale distinta dalla degustazione soggettiva, cioè dal fatto che tu assaggi qualcosa e dici mi piace o non mi piace, e invece ci sono dei parametri in base ai quali tu, con palato informato e in grado di distinguere i sapori, puoi dire, virgolette, è buono, non è buono. Quindi se tu dovessi fare una guida per un futuro degustatore o valutatore in una giuria, per esempio, di una pasta frolla, quindi che cosa consiglieresti ai candidati, ai futuri giudici di valutare dal punto di vista oggettivo, oltre che al fatto mi piace o non mi piace? Questo dell'oggettività e della soggettività mi piace come concetto, perché i latini dicono de gustibus non disputandum est, però una cosa può essere buona ma non piacere. Cioè, a me può anche piacere il panettone con retrogusto di burro al formaggio, perché ho dei gusti, metti che così, sono impazzita stamattina e mi piace, però non posso dire che è buono. Esatto. E al contrario, può essere un prodotto che è fatto bene, tecnicamente è buono perché è realizzato, certo, correttamente, ma a me non piace. Ricorderò sempre una giuria
dove, non faccio nomi, quindi non potete capire, dove un giurato diede un voto basso e il presidente di giuria gli ha detto: ma perché hai dato un voto basso? Era un cremoso al caramello. E lui disse: perché a me il caramello non piace. La risposta è: ma di quello che piace a te non me ne frega niente, il prodotto era fatto bene, va valutato per quel, è quello che noi a volte facciamo fatica a distinguere. Valutare se è una cosa fatta bene e quindi tecnicamente è buona perché è fatta bene, da una cosa se mi piace o meno. L'importante è saper distinguere i due livelli, soprattutto quindi, se lo stai facendo a un livello professionale. Altrimenti giudichi solo quello che ti piace a te e non sei mai obiettivo. Mi piace, ci trovo tutti i pregi, a me non piace, ci trovo tutti i difetti. E non è così. Per cui cercando di essere obiettivi, sicuramente in una frolla la prima cosa a cui ti devi avvicinare è il naso, come l'hai fatto col burro prima. Quindi andare ad annusare per sentire che componenti aromatici ci sarà. Quindi dovresti sentire la freschezza del burro, quindi il sapore, il profumo che la panna fresca apporta al burro finale. Se sia stata messa vaniglia si dovrebbe percepire i sentori di vaniglia e quant'altro. Per cui anche qui mi piace fare i paragoni. Tu non vedi mai un cagnolino che mangia senza annusare. Avete mai visto? Un cane non mangia mai senza annusare. Poi magari non capisci quello che mangia, però lui annusa e dopo che ha ritenuto che è buono come odore lo va a mangiare. Anche noi la prima cosa dobbiamo annusare e percepire profumi gradevoli di quello che mangiamo. Poi la masticazione, la frolla per sua definitura, per sua definizione, scusate, è un prodotto che deriva dal termine frollare. Se applichiamo questo alla carne serve per renderla più morbida. Poi è un prodotto che non ti deve creare un'eccessiva masticazione, perché è un prodotto un po' come la sfoglia che quando lo mangi in un paio di morsi dovresti averlo frantumato e ti si dovrebbe sciogliere in bocca. E questo sciogliere in bocca non è perché è poco cotto, perché se mangi un prodotto poco cotto tende a rimpastarsi in bocca. Sciogliere in bocca perché senti che lo mastichi, percepisci che è cotto, ma la scioglievolezza del burro, la qualità del burro ti porta a pulire rapidamente la bocca. Dopo questo subentra quello che in particolar modo lo zucchero è poco caratterizzante, è dolce o non è dolce, poco dolce o molto dolce, però non è che puoi andare a distinguere questo uno zucchero di qualità da uno zucchero non di qualità. Con il burro lo puoi fare, per cui la prima cosa che puoi fare è andare a percepire se i sentori del burro, che sono quelli della panna fresca, che posso dire adesso se mi vengono la parola, comunque del latte che hanno la sua profumazione, sono percepibili nel burro e ti rimangono in bocca. Se è ben bilanciata, quindi in questo caso se è correttamente dolce, se si percepisce l'effetto del sale, quindi se senti che qualcosa viene più fuori, sono tutte cose che quando mastichi, soprattutto io cerco di farlo a occhi chiusi quando faccio il giurato nei concorsi di panettone, ti permette di percepire quelle sfumature che magari se sei un po' distratto, per quello che chiudo gli occhi, se sei un po' distratto non percepisci perché sei magari distratto a qualcos'altro e tu non continui a masticare. Adesso io non sono molto bravo a parlare, posso... No, mi sembra che tu abbia spiegato in modo estremamente efficace il concetto. Io tra l'altro faccio anch'io un piccolo stacchetto pubblicitario, perché ho accennato prima al discorso che avevamo fatto, lo cito, mi piace che ci sia Corman, giusto perché anche nell'edizione virtuale di Cucina Dolce, quindi su Riflettore sulla Cucina Dolce, ovviamente abbiamo voluto coinvolgere anche i sostenitori abituali, tra cui anche Corman. E quindi si è approfondito ovviamente l'aspetto concettuale, l'aspetto teorico, che di solito passa un po' in secondo piano, perché quando sei molto occupato a fare le cose pratiche chiaramente rifletterci su diventa un po' più complicato. E da questo, come sapete, sono state tratte poi alcuni articoli che sono stati pubblicati su Pasticceria Internazionale, che raccolgono un po' le conclusioni, un po' il vademecum sulla degustazione oggettiva che abbiamo fatto con Manuel e Domenico l'anno scorso. Sono state pubblicate su Pasticceria Internazionale. Adesso ho ricevuto i PDF degli articoli e quindi nei prossimi giorni dal sito di PS li potrete scaricare come una piccola dispensina che
noi speriamo vi possa poi essere utile. Mi sa che sia... Ah no, sì, eri tu che eri fermo immobile come una statua, pensavo si fosse bloccato. No, non mi sono frizzato. No. Frizzato, scusa, sì, è vero. No, eri talmente intento ad ascoltare le mie parole. Ma sai che c'erano delle persone che hanno usato questa caratteristica, il fatto che non arrivi, con una mano che non si vedeva fuori campo andavano vicino al pulsante di chiusura. Ecco, là rimanevo fermi per un po' e poi bloccavo, praticamente è andato. Per cui se vorrete poi sarà prossimamente disponibile. Nel frattempo, se qualcuno ha domande, dubbi, questioni, io continuo a ripeterlo perché abbiamo qui Giambattista Montanari, quindi usatelo, spremetelo finché c'è, finché è possibile, perché ovviamente la sua esperienza e la sua competenza non si trovano abitualmente. Niente, siete tutti ammirati. Tutti che guardano altrove hanno paura di essere interrogati. No, io capisco se i bisogni fanno un po' più resti, sono un po' più. Arrivano i prodotti, una alla volta li portiamo, quelli sono cambi. Quindi adesso starà a voi, ragazzi, la rappresentanza rimasta, l'incombenza di fare la degustazione oggettiva e raccontarci che cosa percepite da questi prodotti. Ce la fai se ti ascoltate o prendere se vuoi? Di ascoltare. Aspetta, questo mi viene da cedere perché arriva. Sì. Così dobbiamo prima. Anche qui la temperatura di degustazione è importante perché comunque. Io ricordo sempre questo, è applicato alla pizza. Tu dicevi di mangiare la pizza calda, ma sopra i 40 gradi non percepisci più niente di vario. Per cui né troppo caldo né troppo freddo il prodotto deve essere degustato a temperatura intorno ai 20-25 gradi, in modo che si possa percepire tutte le varie sfumature del prodotto. Ciao. Dentro? Sì, così portiamo tutti la temperatura corretta di... Voi continuate a sapere che cosa è cosa. È tutto sotto controllo. Lui, io non è che io lo sappia. Neanche sotto tortura. Noi facciamo il gioco delle tre carte. Certo. Allora, adesso io ti ho già spostato uno messo sopra. Uno messo sotto. E adesso voi dove siete? In quinti, questo è l'ultimo anno? Dopo l'esame, cosa avete? No, nel senso, poi a livello di stage avete già finito tutto quello che dovevate fare, è rimasto soltanto l'esame e basta, giusto? Poi sarà. Avete intenzione di continuare nel settore pasticceria o avete già fatto una scelta, pensate già come continuare o meno? Quando sono cresciuti? Abbastanza vorrebbero rimanere sul settore, qualcuno vuole cambiare, qualcuno specializzarsi in materie più specifiche, per esempio lui cioccolateria. Allora io non sei. Pensavo di voler continuare sicuro sul settore e poi dopo lo stage. No? Dopo, quando ho fatto lo stage, ho cambiato. Sono turbato dalla vita dei lavoratori. No, più che turbato, mi ha dato una sensazione diversa di quella che credevo. Ok. In negativo, immagino, non in positivo. No, in negativo, più che altro non. Pensavo mi appassionasse, mi è piaciuto, però non è. Non gli è scantato la scena? Sì, sì, non è. E questo è un lavoro che ti posso garantire che lo fai solo se lo dici te. Fai bene essere onesto con te stesso e parlo se ti scatta la scintilla, perché è un lavoro talmente da una parte bello, ma anche vincolante, perché quando sei in laboratorio
è che vuoi dire faccio 6 ore e mezzo, poi è finito, come fai in fabbrica la Fiat e sei a posto. Ci sono dei periodi dove io sapevo quando entravo, sapevo quando uscivo, però passione, emozioni che ti dà questo lavoro compensano poi tutto il resto. Perché a volte mi domando, io sono in Corman da prima di lei, io maggio del 2009 di ritorno alle USA Reddit, non so come cavolo ho fatto, ho preso il controllo della bicicletta e sono caduto, mi sono fatto una microfrattura al gomito destro, mi mettono il gesso, e non il gesso, la fascia visibile, poi mi mettono un tutore in modo tale che se si fa la doccia, però comunque dove sta. Il mio pensiero sai qual è stato? Io avevo un cliente importante di Corma di via qualche giorno da andare, io non sono neanche andato sotto mutuo, io cambiando con la mano sinistra mi sono fatto e poi facendomi aiutare pure fare la consulenza. Chi è che ti fa fare come dipendente una cosa del genere? Se sei a partita IVA ti dici vabbè, se non lavoro non mi paga nessuno, ma io potevo stare nel caso 15 giorni che nessuno voleva vedere me, c'è una frattura al braccio, e non fai neanche per sentirti dire bravo, perché tanto per un'azienda probabilmente sei un numero, quindi che tu l'abbia fatto, l'ho fatto semplicemente per me, mi piaceva, ho voluto portare a termine l'impegno che mi ero preso, e questo soltanto se non ti scatta questo è meglio non farlo. Ma io non so se qualcuno di voi c'era un mese qualcosa fa a Cucina Dolce Giovani, non so se c'era, ci fosse qualcuno di voi, però dei vari ragazzi che c'erano provenienti da scuole di tutta Italia, divisi nelle varie brigate, c'era soprattutto una brigata che è passata alla storia, che è quella di Francesca Lucchetta, che ha fatto una preparazione all'apparenza molto semplice perché aveva pochissimi ingredienti, aveva sostanzialmente 3 ingredienti, basilico, sedano, limone e finocchio non ce l'aveva lei. Il punto è che era tutto giocato sulla tecnica, sulle consistenze e sulle temperature, per arrivare poi a un risultato finale assolutamente spettacolare nella sua apparente semplicità. Si è dovuti passare attraverso una serie di compiti mostruosamente, pazzescamente noiosi, per cui ci sono dei ragazzi, per cui queste foglie di basilico che sono state sbollentate e poi tirate, messe in ghiaccio ovviamente, poi stese una per una dalle ditine pazienti dei ragazzi, quindi si parla di un migliaio di foglie di basilico. Si parla di più di 100 gambi di sedano tagliati a velo e poi anche loro smottizzati nello sciroppo e poi stesi uno a uno e poi uno a uno messi. Cioè sono compiti totalmente lo stesso con le bucce di limone, lo stesso col... Quindi si tratta di lavorazioni diverse di un numero limitatissimo di ingredienti. Ed è un lavoro assolutamente alienante. Cioè io non ce l'avrei mai fatto, a un certo punto avrei detto andate tutti e me ne vado, perché non ce la fai più, oppure diventi un serial killer dopo che hai steso 1800 pezzettini di sedano. Quindi la passione è anche riuscire a passare attraverso questo insieme di lavori noiosi e ripetitivi per ottenere un risultato. E se non hai la passione, adesso questa era ovviamente un'esperienza formativa e didattica, però devi essere consapevole che poi il tuo lavoro in futuro non sarà tutto eccitantissimo al fulmicotone e pieno di adrenalina, dovrà essere fatto anche di 1000 operazioni noiosissime che però richiedono più concentrazione delle altre, perché attraverso questo passa poi il risultato finale. E quindi devi anche essere consapevole, di nuovo il concetto di consapevolezza, che potrai trovarti a fare queste cose qui a ore insensate per un numero di ore insensato, per poi ottenere un risultato eccellente alla fine, sì, che però non è detto che tutti capiscano, perché se poi voi fate questo lavoro meraviglioso, vendete la vostra stupenda pasticceria a 50 euro il chilo, perché è il suo prezzo, perché ha una lavorazione, vi troverete il cliente che dice sì, ma io l'Esselunga la pago 13, cioè, ed è sempre dolce. E quindi effettivamente sì, cioè l'importante è essere, capire che questa può essere o può non essere la vostra strada, e fine del pistolotto. Adesso, degustazione oggettiva. Ho capito,
Sì, sì. Ma lo so, è uguale, devi essere appassionato per andare avanti. Senza passione non fai nulla, ricordati. Ma se lo dico non come ho 60 anni, non voglio fare né paternalista né bacchettone, come io 60 anni posso segnare, no. Io ti dico la mia esperienza, io ho capito che senza passione non fai nulla e la vita ti diventa anche pesante, per cui il mondo del lavoro ci porta via 2/3 della nostra vita. Se lavori in un ambiente che non ti piace, fai qualcosa che non ti piace solo per portare a casa uno stipendio, vivi la più brutta vita che puoi immaginare. Per cui, se ti appassiona la gelateria, fallo con passione e vai avanti. Prego. Eh? Sì, questo sì, a te. L'ho preso. Prego. Prego. Sì, l'ho preso. Che professionisti in divenire, assaggiate. Ma con le mail. 1, 2, 3, poi dopo chiedi con loro. Io faccio di portare di cazzo. Dai, bravo. Faccio il distributore. E no, e adesso credo. Quindi a beneficio di chi ci sta ascoltando, noi stiamo sbaffando biscotti, però vi stiamo dicendo in realtà stiamo degustando. Ho detto bene? Stiamo degustando e quindi si sentono esattamente tutti le componenti e tutte le caratteristiche di cui hai parlato prima, ovviamente quello alla panna l'hai appena descritto e gli altri due si descrivono in termini di intensità le due materie grasse, qui parliamo di due burri, nascono con due processi produttivi diversi, con due materie prime diverse, e quindi conseguentemente in bocca, soprattutto a livello olfattivo, hanno un percorso diverso, che per certi aspetti in termini di fiabilità è anche simile, perché comunque abbiamo impermeabilizzato la farina con la materia grassa, per cui certe caratteristiche di friabilità. Uno dei due biscotti ha dimostrato a livello strutturale di essere un pochettino più strutturato e di aver ceduto di meno anche in cottura, proprio per il concetto produttivo del burro e anche a livello di profumazione un pochettino più marcato. Adesso sentiamo cosa dicono i nostri chef. Professor, 1, 2, 3. Allora, io non ho ancora fatto la degustazione perché io l'ho preparato, l'ordine. Io adesso voglio mescolare. Ma io li conosco. Questo è il primo che abbiamo degustato. Bravo, esatto. Questo è il secondo e questo è il terzo. Li ho rimessi in ordine. Fantastico. lo parli sempre a posto nuovo questo sbocco. No, scherzo, sì, no, c'è parecchia differenza, si sente sia con l'altro, in realtà l'ho assaggiato prima, si sente quello che diceva lo chef, sia la tenuta in cottura, quindi la tenuta della forma, e quindi già uscendo dal forno l'aspetto visivo è il primo aspetto che secondo me si va a valutare. Poi nell'aroma e nella fragranza e la croccantezza, di diversità, soprattutto quella della panna, la panna mancava qualche minuto forse di cottura, perché l'ultimo è il terzo che abbiamo infornato e quindi probabilmente gli ha tolto un po' di scioglievolezza, un po' di scioglievolezza, quello può darsi perché essendo il terzo infornato ha avuto quel secondo, come nella famiglia, il terzo figlio, il terzo figlio ha avuto qualche secondo in meno, stiamo parlando di secondi, comunque li ho rimessi in ordine giusto, quindi anche avevo superato l'interrogazione. No, assolutamente. Adesso però devi anche battezzarli. No, ma io l'ho assaggiato. Devi anche battezzarli. E come li battezziamo? Beh, quella la panna è il terzo. Vabbè, quella è la panna, ok. Quella la panna è il terzo. Chi ci fa io si provo. Questo è il burro italiano. Esatto. E questo è il tutto. Ma lo vedi, innanzitutto dalla forma. Questo come è molto più compatto e questo come si è... Ha cominciato a fare un po' di bolle. Esattamente. Come esatto. E poi dopo, a livello di consumazione, e proprio anche la rottura come è molto più presa tende a sbriciolarsi un pochettino più, vedi com'è più fragile la struttura. Si vede, certo. Si vede e si sente anche affatto. Esattamente. E questo ha un sapore che è anche più persistente in bocca. E non ha una... c'è un sotto, una lieve componente acida nell'altro, c'è un po' di acidità in più. Ma quello è normale perché è il prodotto per separarlo. Quando viene trasformato in latte scremato per la produzione di formaggio viene acidificato, quindi
E poi qui siamo fortunati che non è, sono a volte dei burri che sono veramente amari, tanto acido si sente. Sì, quella sì, che vede l'acido è l'amaro. Voi ragazzi avete... L'avete messo in ordine tutti? Sì. Indovinate tutti? Non è facile dopo. Non è facile, sì, sì, non c'è che direbbe no, io no. Le diciamo anche un po'. Vieni qua, ormai non hai niente da perdere. Dai, che non succede niente, vieni qua con noi. Dai, vieni. Vada. Mica solo noi a renderci ridicoli. Appena liberato che non mi piace la pasticceria come futuro nella vita, se mi vedono pure in faccia, poi... Ah, vabbè. Dai. Questi sono quelli alla panna perché, a parte il colore che è più chiaro, la cottura, però comunque... Alza un po' la voce. Essendoci una parte più liquida all'interno, hanno formato le bolle, quindi sono venuti più ruvidi fuori dalla cottura. Poi gli altri due sono più simili di forma, però comunque quello ha un aroma già dall'odore molto più forte del burro, quindi era quello che il burro non italiano. Quindi, a parte che ho notato la componente romana. Questo è un esercizio, ragazzi, che come diceva il maestro prima, bisogna imparare a fare sempre, no? Sul lavoro di comparazione degli ingredienti, quindi sostituire nelle vostre ricette un ingrediente alla volta e poi valutare veramente cosa cambia all'interno del nostro prodotto finito, no? Perché a volte anche nelle vostre esperienze creative con i ragazzi di quinta diamo modo loro di sviluppare ricette, progetti, di costruire. Quindi a volte tendono a cambiare tante cose contemporaneamente e a perdere di vista qual è l'elemento che vi ha dato quello o quell'altro risultato. Quindi questo tipo di comparazione, di valutazione, ragazzi, sono tutte esperienze che mi servono proprio per capire queste micro differenze che quando sono arrivati in teglia uno quasi non nota, no? Ho visto la lontana, ma... Se vi avvicinate... Ma anche se io e te ci mettiamo qui a parlare, niente, parliamo, mangiamo, non si percepisce. Si perde... È per quello che dico, quando si mangia bisognerebbe... perché si dice quando si mangia bisognerebbe non avere distrazioni, perché altrimenti non... Non si focalizza l'attenzione sui dettagli, proprio quella è la cosa importante. Benissimo. Adesso se... Io ho portato a termine il mio programma. Sviscerato l'argomento. Se Gloria vuole unirci, vuoi venire, facciamo i saluti. Unisciti, Gloria, unisciti. Unisciti. Tieni pure anche la giacca, perché tanto... E lui che fai vedere che non hai freddo quando dice... Ti vedo, va? Prego, vai. Eroica. No, vi ringraziamo tutti. E vi ringraziamo per averci dato la possibilità di essere qui, perché come abbiamo detto per noi è molto importante che i giovani capiscano anche l'importanza delle materie prime e speriamo di ripetere. Noi comunque che vi ringraziamo di essere questo in primis per dare queste possibilità ai ragazzi qui in presenza, a tutti quelli collegati, poi per la registrazione, quindi anche chi non si è potuto collegare andrà a vederlo, perché appunto, come dicevo prima, sono esperienze che nella scuola è difficile all'interno delle nostre lezioni non ce la portare. Tecnica e conoscenza, ma al di là della tecnica e conoscenza proprio avere il tempo di confrontare i singoli prodotti. E questa è una cosa importante. In alcune scuole è la difficoltà anche di avere i prodotti oggi, quindi è una fortuna ancora in più poterli avere, poterli lavorare. Noi siamo particolarmente contenti come PS di avere sempre le nostre carie, perché questo è stato un po' un numero zero in questo senso, perché è stato un po' un appuntamento sperimentale, perché questo tipo di focus noi abbiamo avuto ovviamente diverse esperienze di momenti di masterclass, approfondimento, giornate di studio su un argomento. Ancora ci mancava questo tassello di un rapporto diretto tra azienda su argomento a scuola. Quindi questo veramente siamo molto contenti di avere avuto la prima esperienza
con un gigante come Gian Battista, mi sto riferendo alla tua gigante in ogni senso, e quindi veramente di nuovo, non per ripetermi, grazie a tutti, al Colombatto naturalmente, Crivello Boero e i ragazzi, e tutta la struttura e l'ospitalità, e quindi al prossimo appuntamento. Io faccio un po' come il prete alla fine della messa, vi ricordo i prossimi appuntamenti. Qui c'era giunti anche un'altra colonna del Colombatto per Raffaele. I prossimi appuntamenti sono, innanzitutto, come vi dicevo, metteremo in rete questa dispensa su pasticceria da ristorazione e degustazione oggettiva, che ripercorre, riassume quello che è stato fatto qui l'anno scorso, sul quale sono poi usciti gli articoli su pasticceria internazionale. Nei prossimi giorni, e comunque prima della pausa natalizia, diffonderemo anche il regolamento e i moduli di iscrizione per il premio Gelato Giovani, che si terrà a marzo, sempre nostre vittime come ospitalità il Colombatto, e con alcuni di voi ci vedremo al SIGEP, e poi successivamente, questi sempre prossimamente, non garantisco di riuscire a farlo prima della pausa natalizia. Ci sarà il video relativo alla giornata di oggi, perché è stata veramente un momento formativo molto importante, e quindi è importante che resti, perché chiunque di voi può andare a ripassare e rivedersi nei pezzi. Quindi ancora veramente grazie a tutti, al prossimo appuntamento, e un applauso a tutti voi. Andate in pace.